You've just seen some pictures of McIntosh. Now I'd like to show you McIntosh in person. All of the images you are about to see on the large screen will be generated by what's in that bag. Del Macintosh avete visto solo alcune foto. Adesso voglio mostrarvelo di persona. Tutte le immagini che state per vedere sul maxi schermo verranno generate da ciò che c'è in quella borsa. È il 24 gennaio 1984. Uno Steve Jobs 29enne, con i capelli a caschetto e senza barba, inizia così la presentazione del Macintosh, il computer della Apple. Sono passati esattamente 40 anni da allora e l'esperto di tecnologia Paolo Ottolina ci spiegherà perché quel giorno è iniziata una nuova epoca che dura ancora oggi, mentre Beppe Severgnini ci racconterà perché per lui si trattò di un colpo di fulmine. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 24 gennaio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Paolo Ottolina, perché quella del Macintosh è stata una rivoluzione? Il Macintosh si può considerare il primo vero computer pop della storia, qualcosa che fa parte delle qualità più intrinseche di Apple, quelle che hanno costruito la sua fortuna. Un computer pop, per come era fatto, era un cubo di colore chiaro che fu presentato appunto nel 1984 fra grandi entusiasmi, aveva soltanto un accenno di colore, era il logo arcobaleno della mela che poi negli anni è stato perso, ma diventò pop fin dal momento della presentazione, quando Steve Jobs riuscì a farlo parlare e riuscì a mostrare soprattutto tutta la potenza e la capacità di quella che si chiama interfaccia grafica, qualcosa che oggi molti danno per scontato quando usiamo un computer, ma che all'epoca non lo era, perché in quel momento anche i personal computer che già esistevano erano essenzialmente testuali. C'era uno schermo con del testo che veniva manipolato con una tastiera e null'altro. In che cosa quella presentazione fu diversa da tutte le altre? Il lancio del Macintosh fu il primo momento in cui si sprigionò tutta la magia, tutta la capacità creativa di Steve Jobs durante le presentazioni. Fu il primo maxi evento, in quel momento 2600 persone erano praticamente tutti azionisti, si svolse a Cupertino. Steve Jobs non aveva ancora la sua divisa resa celebre negli anni 90 e poi nel 2000 la Dolce Vita Neri, jeans. In quel momento indossava un elegante blazer, un papillon, aveva una borsa nera e da quella borsa estrasse a sorpresa il Macintosh. Inserì un floppy disk e per magia, sulle note di Chariots of Fire, la colonna sonora di Momenti di Gloria, lo schermo prese vita e iniziò a parlare anche, una cosa che oggi possiamo dare per scontato, ma che all'epoca era completamente sconvolgente e il pubblico andò completamente in delirio. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Il computer iniziò a parlare e salutò l'uomo che è come un padre per me, Steve Jobs, e poi scrisse con Mac Paint, il programma di grafica, digitò dei testi con Mac Word, giocò a scacchi e così via. In quel momento la presentazione fu qualcosa di veramente incredibile e iniziò il mito di Steve Jobs come incantatore di serpenti da quel momento. Da cos'altro si capì che niente sarebbe stato più come prima? Sì, il Macintosh è legato anche a delle celebri campagne pubblicitarie. La più famosa, quella che è passata alla storia, fu lanciata 2 giorni prima del debutto del computer stesso, 22 gennaio 1984, durante l'intervallo del Super Bowl, uno spot che tuttora è ricordato come fra i più importanti della storia, un video realizzato da Ridley Scott che riprende il celebre 1984 di Orwell e che sostanzialmente contrappone Apple a IBM. Apple è l'azienda emergente, quella che vuole liberare gli utenti dalle catene di un'informatica antica e oppressiva, e IBM ovviamente è il gigante da abbattere. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh,
And you'll see why 1984 won't be like 1984. Ma poi queste campagne nella storia del Mac sono proseguite. La più famosa di tutti iniziò nel 1997, usò voci di personaggi celebri, tra cui anche Dario Fo, si chiamava Think Different e voleva proprio raccontare la differenza di Apple dal resto del mercato, soprattutto in un momento come quello di fine anni 90 in cui l'azienda era in forte difficoltà. Tra le tante persone a essere colpite in modo irreversibile da quella presentazione, ci fu anche l'editorialista del Corriere e voce del nostro podcast domenicale Radio Italians, Beppe Severgnini, che mi ha spiegato perché. Think different vuol dire pensa in modo diverso. Diverso da cosa, ma ovviamente diverso da Microsoft. Think different conteneva un enorme sottinteso che era proprio questo. Pensa diversamente da Microsoft, esiste un'alternativa. Allora, un passettino indietro. Già nella prima metà degli anni Ottanta, chiunque scrivesse di mestiere, io parlo della scrittura, quindi l'utilizzo più semplice della tecnologia e di un computer, chiunque capiva che mettere un foglio nella macchina da scrivere, dover ricopiare in bella, correggere a mano, era estremamente faticoso e complicato. E quindi tutti ci ponevamo il problema e c'erano diverse macchine in circolazione. Poi un giorno arriva questo computer bellissimo, tu lo guardavi e ti innamoravi come se fosse una ragazza, ed è stato il primo Mac. Era un computer assurdo. Per quale motivo? Gli altri erano piatti, prevedibili. Questo era di un color crema cubico. Perché mi danno un cubo di crema? E non c'era una spiegazione logica finché non lo cominciavi a usare. Poi scoprivi il sistema delle icone, che era rivoluzionario, e dicevi non ne posso fare a meno. A questo punto il mondo si spaccava in due. Quelli che dicevano ma è compatibile? La parola, la domanda, ma è compatibile, ha segnato una generazione nella seconda metà degli anni Ottanta. Chi non si è buttato su Apple è perché temeva che non fosse compatibile con Microsoft, che il lavoro che facesse non potesse essere utilizzato se non in quell'ambiente, nell'ambiente Apple. E tu come hai risolto quel dilemma? Io mi sono fatto una domanda. Questo sistema, questo computer che ho provato, questo Macintosh, oltre ad essere bello e avere un nome bellissimo, è compatibile con me e chi se ne frega per il resto. E quindi cos'è accaduto? Che vado negli Stati Uniti, dicembre 1987, a seguire il vertice Reagan-Gorbachev, mi ricordo, parto da Londra, dove ero corrispondente per il giornale di Montanelli, arrivo a Washington, riparto da New York, era una domenica, gli unici negozi aperti erano quelli degli ebrei ortodossi che erano specializzati nel vendere l'elettronica. Entro e vedo magicamente compare il Macintosh SE. Io ho trovato una borsa in cui questo computer potesse andare, l'ho portato a Londra dentro una cappelliera e l'ho guardato per un mese, incerto se buttarmi in questa avventura perché era chiaramente una strada senza ritorno, finché un esperto di servizi segreti inglesi che scriveva tutti i libri sui servizi segreti, era un giornalista, lui scrive questi libri di spionaggio, si chiama Ronald Payne, lo conosco, passa un giorno e mi dice ma tu hai un computer così e non lo usi, e mi ha insegnato, questo è stato il mio maestro e da lì in poi basta, io non ho mai avuto altro computer se non Apple, non ho mai voluto acquistarne un altro e non ho mai cambiato idea. Paolo Tolina, c'è un segreto magari un po' nascosto del Macintosh che può spiegare perché così tanti se ne sono innamorati come è successo a Beppe Severgnini? Bisogna tornare indietro al 1979 quando Steve Jobs va a visitare i laboratori della Xerox, il Palo Alto Research Center, un centro di grande innovazione in quel momento nella Silicon Valley. Lì Jobs vede per la prima volta questo oggetto per comandare un computer, quello che oggi noi chiamiamo mouse, collegato a un puntatore che si spostava da una finestra all'altra per aprirle e per esplorarne il contenuto. Il brevetto di quell'invenzione risaliva addirittura al 1970, ma era rimasto lì, sostanzialmente inutilizzato, in un centro di ricerca. E nella biografia di Isaacson, Jobs disse: erano semplicemente dei produttori di fotocopiatrici che non avevano la minima idea di cosa potesse fare un computer. Hanno perso il treno.
Invece lui il treno non lo perse perché riuscì a negoziare l'utilizzo di quelle tecnologie sostanzialmente in cambio di quasi nulla e le portò sul Macintosh, tra l'altro trasformando il mouse, che era un oggetto da $300, a un qualcosa di assolutamente abbordabile che costava appena $15. In conclusione, questo anniversario cade nel periodo in cui siamo di fronte a una nuova rivoluzione, quella dell'intelligenza artificiale. Ha senso come paragone oppure ti sembra eccessivo? Sì, può aver senso, perché c'era la percezione in quel momento storico che il personal computer poteva cambiare il modo di lavorare, poteva cambiare le nostre vite, cosa che è esattamente successa e cosa di cui abbiamo la percezione oggi per l'intelligenza artificiale. Il paragone ci è venuto anche leggendo quello che scrisse Giovanni Caprara, che oggi è ancora una firma del Corriere per tutto quello che riguarda l'esplorazione dello spazio, la Luna. E in quel momento fu lui però a occuparsi del lancio di quel prodotto, andò a una presentazione a Milano che avvenne il giorno dopo rispetto a quella americana in un albergo qui in città, e scrisse un pezzo che lui stesso definisce veramente molto lontano nel tempo, perché per far capire delle cose che all'epoca erano completamente esotiche per il pubblico di lettori del Corriere dovette usare dei paragoni che appunto oggi fanno sorridere. Ad esempio descrisse il mouse come una specie di telecomando per la TV. Forse fra 30 anni o 40 anni, quando i nostri figli leggeranno quello che noi oggi scriviamo dell'intelligenza artificiale e avranno dei concetti completamente chiari e banali per loro, sorrideranno nello stesso modo in cui oggi noi sorridiamo rileggendo quel pezzo del 1984. Grazie Paolo Ottolina e Beppe Severgnini. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera a cura di Tommaso Pellizzari. In redazione Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese. Editing audio di Manuel Iannuzzo. Montaggio di Federico Caruso, Giacomo Vaghi e Giorgio.